fare noi gli abbonamenti ai clienti, noi avendo sempre lo sconto, sempre sull'abbonamento, il cliente ha a che fare con noi e se vogliamo potremmo anche acquistare noi gli abbonamenti con uno sconto eccezionale, parlo intorno al 35%, 40%, quindi voglio dire, si fanno delle cose, noi ormai, io in prima persona, non le voglio assolutamente più pubblicare da nessuna parte, li pubblico solo sul mio gruppo perché ho a che fare con i miei iscritti, io ho l'obbligo di dare tutte le informazioni necessarie, però ti devo dire che ormai ho deciso che informazioni di questo tipo non lo do. Mi spiace, però è così perché, ripeto, io ho da lavorare, ci sono persone che stanno dalla mattina alla sera, non so su quanti gruppi, beati loro, non so come fanno, ma sicuramente io non sono nelle condizioni di farlo, ma tra l'altro la voglia mi è anche passata. Tra l'altro c'è poco da equivocare, qui i risultati sono molto tangibili. Volevo farti una domanda rispetto al test, dichiaratamente, cioè dal lato dell'editore, in che cosa è consistito questo test, per quanto tempo e qual era l'obiettivo? Allora, il test dovrebbe essere a durata di 2 settimane. Mm-hmm. Quindi stiamo parlando di quelle 2 province che dicevo prima, la durata di 2 settimane. L'altra cosa che io voglio aggiungere, Fabio, che qualcuno l'ha pensato, ma l'editore stesso non l'ha pensato, siccome ho già analizzato i dati dei primi 2 giorni, l'editore non ha guadagnato niente. Cioè significa che chi pensa che far calare il prezzo automaticamente porta a vendere di più è un errore madornale. Certo. Questo test, altro che pericoloso precedente, sta a dimostrare 2 cose. Che quando si vogliono fare questa promozione, noi gli diamo l'appoggio, importante che ci riconoscono il nostro aggio, quello normale, sul pezzo di copertina reale. Secondo, quando noi seguiamo su questa strada, pur sapendo che non è questa la soluzione, e i dati dimostrano che avevamo ragione, è anche una partita importante, che io la trasmetto anche a livello nazionale. Quando il Corriere della Sera pensa di scendere a 1 euro pensando di fare chissà quali guadagni nelle vendite, e quando sa perfettamente che anche Repubblica e altri lo seguiranno poi su questa strada, allora attenzione, 1, non porterà aumenti da nessuna parte, 2, se qualcuno pensa di giocare sul nostro magro guadagno, ci aspettate delle reazioni molto forti. Dove possiamo? Aggiungo, perché non è così dappertutto. A volte noi ci sentiamo soli, perché non dappertutto, quando si programma delle iniziative e si danno delle disposizioni, parlo in primis del nostro sindacato, non tutti ci seguono. E questa è una delle pecche di questa rete di vendita, ma tu l'hai detto in tante occasioni, altri colleghi l'hanno detto, che limita poi la portata delle nostre azioni. Dunque, allora Vito, io a questo punto terminerei qui, se non hai nient'altro da aggiungere, però visto no. Ecco, il discreto numero di ascoltatori che si sono sintonizzati, anche se non è la parola esatta, sulla radio, voglio sottolineare che da questa settimana siamo ripartiti con il secondo sondaggio che riguarda proprio gli editori, e cioè si chiede ai frequentatori delle edicole un giudizio sulla stampa italiana, se è migliorata, se è peggiorata, visto anche il grande momento di trasformazione. Allora, per tutti quelli che ci stanno ascoltando e non hanno ricevuto i moduli, visto che questo sondaggio ha anche un po' l'obiettivo politico e dai primi che stanno arrivando, le risposte che stanno arrivando sembra un obiettivo politico alla portata,
quello di far capire agli editori che qui o si aumenta la qualità della stampa oppure non si va da nessuna parte. Allora, proprio per questo motivo, cerchiamo di avere la più alta adesione da parte degli edicolanti possibile. Potete richiedere il modulo per, e le istruzioni per il sondaggio digitando un SMS con la vostra casella di posta elettronica al 338-37-16833. Fatelo, buttatevi in questa cosa, perché c'è un immediato obiettivo che è quello dire la nostra attraverso le opinioni dei clienti delle edicole agli editori, e nello stesso tempo provare questo strumento del sondaggio che in futuro potrebbe rivelarsi, diciamo così, pieno di sorprese positive. Allora, chiudiamo qui. Vito, io ti saluto, ti ringrazio tanto. Anzi, Fabio, faccio un saluto finale. Vai. Allora, volevo salutare, non dall'Isola Felice, ma volevo dare un saluto a tutti da una area del nostro paese che cerca con tanti sforzi di tutelare i propri rivenditori. Vito, quando verrai in radio, nel senso che sai che adesso abbiamo cambiato sistema, sì, ospitiamo un Sinaggi provinciale a settimana, prossima settimana abbiamo Novara. E quindi tu ti potresti prenotare per la settimana, diciamo così, successiva, che è quella la seconda di novembre. Non prometto nulla, Fabio. Va bene, poi ci sentiamo in privato. Grazie mille, un abbraccio a tutti i colleghi che ci hanno ascoltato. Ancora un abbraccio da me, ciao, a presto. Ciao Fabio, ciao.
Bene, siamo al telefono con Enrico Iannelli, che è il segretario del Sinaggi di Roma e del Lazio. Sinaggi che abbiamo avuto ospite in questa settimana, per tutta la settimana, o meglio, le edicole di iscritti al Sinaggi che hanno accettato di dare la loro testimonianza. Allora Enrico, non so se tu hai ascoltato i vari collegamenti. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno a tutti. Non so se hai ascoltato i collegamenti, ma insomma viene fuori un quadro abbastanza interessante, perché contrariamente a quello che si potrebbe pensare, gli edicolanti romani sono in movimento, e cioè a dire hanno capito innanzitutto l'importanza dell'innovazione, stanno cercando delle loro soluzioni. C'è un'apertura ai giovani, anche se come nelle altre province i giovani poi, ahimè, resistono poco. Insomma, la situazione non è poi così negativa. Ecco, tu che quadro mi puoi fare? Ma io ti posso dire che ne abbiamo fatto uno sforzo abbastanza forte per convincere la nuova e anche la vecchia generazione, perché poi non è che ci possiamo scordare quelli che magari sono più anni che fanno questo mestiere, a informatizzare la rete qui a Roma, anche perché penso che questo sia il futuro del giornalaio. E diciamo che in un poco tempo abbiamo fatto all'incirca 200 edicole, che adesso diciamo più chi meno sono informatizzate, nel breve tempo da luglio a oggi, insomma, e ancora stiamo andando avanti. Quindi diciamo che su questo lato si va bene. Adesso poi con tutti gli accordi che stanno facendo i nostri nazionali, chiaramente cercheremo di dotare le edicole di servizi, perché questo secondo noi è, come tu sai, poi come tutti sanno, è il futuro di questa categoria, fermo restando che vogliamo seguitare a vendere i giornali. Certo, certo. Senti, allora, rimanendo proprio nell'ambito provinciale, o meglio comunale, ci sarà prima o poi da aprire un confronto su questo tema delicato e anche complesso della libertà.